Amici di Asi Sportivo, buonasera, benvenuti dal Pala di Leo, dove è appena terminato lo scontro tra la Pige Libera Virtus Cerignola e Amatori Volley Bari. Abbiamo qui il piacere di parlare con mister Michele Caldara, uno scontro difficile, ma già si sapeva. Comunque una squadra giovane, a tratti si è visto anche un bel gioco. Beh sì, certo, siamo una squadra molto giovane, lavoriamo settimana e settimana, di certo non era questa la partita principale per cercare di fare risultato, in quanto incontravamo una squadra nettamente superiore sia a livello tecnico che tattico. Sappiamo che l'Amatori comunque è una società esistente dal 1968, neopromossa a questo campionato dopo anni di assenza dal palquet del campionato di Serie C femminile. Quali sono gli obiettivi futuri? Certamente l'obiettivo è quello della salvezza. Manteniamo sempre i piedi ben saldi per terra, pian piano ogni settimana continueremo a lavorare cercando di raggiungere quanto prima la quota salvezza. Ok, grazie mister, in bocca al lupo. Michele Drago, buonasera, quarta vittoria, altri 3 punti messi in cassaforte, un buon resoconto finora? Sì, sicuramente 4 vittorie su 4 partite con un solo set perso è abbastanza importante. È chiaro che abbiamo avuto un calendario molto agevole all'inizio, fra 2 settimane cominceranno le partite più importanti, però queste partite ci stanno servendo veramente a crescere come squadra, come gruppo. Punti importanti da parte delle giocatrici di esperienza, non male però anche per quanto riguarda le giovani della squadra. Certo, siamo riusciti, ne approfittiamo con queste partite, a inserire qualche atleta che diciamo fra virgolette viene dalla panchina, e sono contento perché sono andate veramente veramente bene. Ciò significa che lavorano con molta serietà e soprattutto umiltà in palestra, e quando gli chiedi di entrare in campo sono pronte, e questa è una cosa che mi fa ben sperare, mi fa stare un attimino più tranquillo per il futuro. Ok, grazie mister, in bocca al lupo. Siamo con Serena Di Nicolo, è stata una partita difficile, ma questo già ve l'aspettavate, giocatrici forti, d'esperienza, però comunque a tratti si è visto un bel gioco da parte vostra. Sì, beh, diciamo che ce l'aspettavamo un po' questo risultato, comunque ci sono molte giocatrici che arrivano dalla B1 nel Cerignola, quindi... Però noi ce l'abbiamo comunque messa tutta, abbiamo provato a tratti a giocare una buona pallavolo, però ovviamente. La prossima partita in casa contro il Real Ortanova, una squadra che sulla carta è alla vostra altezza, quindi è fondamentale portare quei 3 punti a casa, giusto? Sì, noi era una squadra che ci siamo trovati anche l'anno scorso in Serie D, quindi speriamo di far bene la prossima partita, almeno in casa, soprattutto davanti al nostro pubblico. Buonasera Nino Ficco, uno dei dirigenti della Libera Virtus. Nino, l'ennesima vittoria, un'altra partita portata in cassaforte, comunque sia questo vi fa un ulteriore carico, soprattutto da parte anche di voi dirigenti, verso gli spettatori, no? di mantenere questi risultati all'altezza. Ma certo, noi come società questa è una cosa programmata sia con l'allenatore, con le giocatrici e con tutti, perché quest'anno veramente ci crediamo e speriamo di fare questo salto di qualità. Ok, un'ultima domanda, la prossima partita a Nicattaro è d'obbligo vincere anche lì? Certo, è d'obbligo vincere, ma rispettare tutti e andarcela a giocare. Ok, grazie Nino, da Assi Sportivo è tutto, Lattaruolo Luciano.